turn around, brothers gather around, always looking at me up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up, drama little mama, I don't wanna take it, man. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. E benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video prank su grande richiesta di nessuno di voi probabilmente, ma noi l'abbiamo fatto lo stesso, questa volta a Venezia, città di grande cultura, arte, c'è stata anche Lara Croft in Tomb Raider 2, quindi tutte le premesse sembrano delle migliori per fare un video meraviglioso in cui a caso fingerà di essere una celebrità asiatica a caso, così non facciamo incazzare nessuno. E niente, spero che vi divertirà questo video, ci sarà anche tutta la preparazione, gli metteremo anche delle lenti a contatto e buona visione. Vuoi dire qualcosa? Lasciate un mi piace. Beh ragazzi, questa è la valigia e adesso si parte per Venezia. Pepperepe. Why some video like this? Yes. Is it weird? No. Bene ragazzi, allora per questo video e far diventare il nostro giapponese a caso una perfetta star asiatica, abbiamo deciso anche di approfittare di Sacadranca che mi ha regalato queste lenti a contatto. Guardate che bel pacchettino che è arrivato, siccome facciamo il video stile BTS e useremo quelle del BTS. Yes. Wow, fantastic baby. Domo. Hai domo. Nande sou nando. Seba, Seba ga totte masu. Ciao. Ciao. Kyou wa densha de Venezia ni ikimasu. Yay. Chotto ne, ame furande hoshii ne. Ima chotto kumotte iru ndakedo, soshite sabui ndakedo. So, today's manager is Eric Cottero. Okay. I'm Eric Cottero. Okay. Hi. Okay. Quindi per questa seconda parte della prank, che è andata già benissimo a Milano, lo rifaremo questa volta con Eriko, che farà la parte della manager. Demo zenkai no manager sugo yokatta. Ah, so, dare datta? Fan nan dakedo, hontou ni chou ganbattete, yabakatta. So. Ma che Eriko mo sore di ma. Eriko, ma che bel vestito! Che ho nel colloquio di lavoro. Oggi fai un colloquio? Sì. In giapponese? Mensetsu. Mensetsu style. Buongiorno. Ohayou. Cosa mangi? Brioche. Cioccolato. Cioccolato. So are you ready for today? Yeah, it's exhausting. It's raining outside. It's a little bit raining, right? A little bit worried about it. Buon appetito. Vuoi assaggiare? È buono. I nostri complici di oggi. Ciao. Tiziana e Yasin. So we are in this random cafe and we are about to turn a caso into idol probably. Sono bellissimi i piccioni dietro comunque. Guardate che belli. Ok,
Cosa c'è, manager? Devo ritirare i biglietti per prendere il vaporetto. Allora, una volta che avete prenotato il vostro biglietto, potete facilmente ritirarlo. Codice a barre, ecco. E adesso ritiriamo il biglietto, è molto facile, basta andare qui e premere ritirare biglietto. Oh, se vuoi, Natta, oh, se vuoi. Oh, detta. La manager Eriko. Not going well. Gli ha detto di non mettersi proprio davanti e adesso il bottone di Goldoni. Since it's raining, it's really hard. Era già partita perché eravamo arrivati all'una e sette e partiva all'una. No. Come già fuori. Really hard situation right now. Thanks. I guess it's fail. I think they were taking your photo. I think they were taking your photo. Just now. I'm pretty sure. Con la giornata di oggi ho perso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iscritti. Vabbè, noi ci abbiamo provato, il risultato è stato un po'... Beh, io l'ho detto che Venezia non è stata. Video. È bellissimo, che tempo! È bellissimo tempo! Ragazzi, veramente hanno fermato a caso un numero indefinito di volte, proprio non so neanche darvi un numero preciso. È andata bene, devo dire, è andata bene. Benissimo. Che altro dire? Grazie per aver visto questo video. Amore! Vabbè, come avete visto il video è andato un po' così, spero che comunque vi abbia divertito. Se non avesse piovuto sarebbe andata meglio. Ecco sì,
Speriamo che la prossima volta andrà meglio, infatti lo rifaremo a Roma, penso il 6 di ottobre. Chi volesse partecipare vi scriverò su Instastory poi come si può fare, eccetera. Comunque spero che vi vedrò lì tutti il 6 di ottobre e speriamo di rifarci da questa sconfitta di Venezia. E comunque volevo dirvi, prima di lasciarvi, che sull'altro canale, il canale quello in inglese, ho fatto uscire una versione di questo video in cui alla fine la famosa pagina Mi Photoshoppi, che vi consiglio di andare a seguire su Instagram, già che ci siete, seguite anche noi, mi ha fatto la versione di questo video, che cosa sarebbe successo se ci fosse stato il sole. Quindi andatevi a vedere anche il video in inglese che è uscito qualche ora fa, e se non l'avete fatto iscrivetevi e mi raccomando divertitevi con gli ultimi minuti di video, perché veramente è da spassarsi. Un grazie a tutti sempre per vedere i nostri video e noi ci vediamo al prossimo, ciao! Was it okay? Perché? Guarda che il video ha fatto già cagare così, non serve che aggiungi altro. No, It was very good.